Della popolazione che diede vita al villaggio di Rennes-le-Château prima della conquista romana non sappiamo nulla. Nella prima metà dell'Ottocento, un autore fece cenno alla scoperta di una statua dell'imperatore Antonino Pio e di alcuni resti di edifici romani presso la porta est di Rennes-le-Château, l'antica Castrum Valens. Secondo l'interpretazione di alcuni scrittori, poco prima del 600 d.C., il vescovo di Carcassonne, costretto dalle persecuzioni del re visigoto, dovette riparare a Rede e portò con sé le reliquie più importanti della propria diocesi. Vi fece addirittura erigere una chiesa reliquiaria. Tuttavia, l'accostamento tra l'antica Rede, capitale di un'area chiamata Redesium, e Rennes-le-Château non è affatto certo. Infatti, non esistono prove archeologiche che permettano di sovrapporre Rennes all'antica Rede. Tuttavia, quale che sia l'origine di questo piccolissimo borgo, il destino lo ha trasformato in un luogo famosissimo. Nonostante sia abitato da poco più di 100 persone e copra un'area di soli 14 chilometri quadrati, ogni anno è meta di numerosi turisti e curiosi che tentano di svelare il segreto che avvolge l'intera regione. Siamo andati anche noi a Rennes-le-Château con il nostro inviato Michele Rossi alla ricerca di indizi utili a raccontare la vera storia di questo luogo sconcertante. Quindi restate con noi, perché quando il mito diviene archeologia, la ricerca si trasforma in avventura. Benvenuti a Terra Incognita. Un paese che è diventato l'archetipo del mistero, un parroco dalla liquidità pressoché illimitata, simboli messi forse a custodia di un antico tesoro. Tutto questo è Rennes-le-Château. Come abbiamo sentito, questo luogo è sempre stato molto importante per tutte le popolazioni che qui si sono stanziate. Ma il vero mistero di questo luogo, secondo alcuni, inizia nel 1885, quando a Rennes-le-Château si stabilisce l'uomo che legherà per sempre il suo nome al mistero di Rennes-le-Château, Béranger Saunière. Saunière nasce l'11 aprile del 1852 a Montazel, un piccolo paese situato nella vallata di Coiz. Secondogenito di 11 fratelli, studia alla scuola Saint-Louis di Limoux e nel 1870 entra nell'istituto ecclesiastico di Carcassonne per uscirne consacrato sacerdote il 7 giugno 1879. Nel 1882, 3 anni dopo, è cappellano nel villaggio di Leclat. Signori del posto i De Nègre, che rivestiranno un ruolo fondamentale nell'affaire Rennes-le-Château. Giunge a Rennes-le-Château nel giugno dell'85, dopo un incarico come vicario ad Alais-les-Bains. Nonostante i suoi studi e la sua arte oratoria facessero presagire una carriera brillante, a Saunière fu imposta dal vescovo di Carcassonne la destinazione di Rennes-le-Château, sede che non era certo un trampolino di lancio per una carriera di successo, ma che sarà trampolino di lancio verso la mitologia. Dal suo arrivo e dalla scoperta sua di qualche cosa che secondo alcuni sono pergamene, secondo altri sono dei segnali che erano sulla tomba nel cimitero. Lui tra l'altro distrugge delle lapidi nel cimitero, tant'è che avrà delle denunce. Inizia a scrivere la leggenda di questo paese dei Pirenei, appunto francesi, Rennes-le-Château. Saunière eredita dai predecessori una chiesa in condizioni disastrose. La chiesa dedicata alla Santa Maddalena era inizialmente di uso riservato della famiglia d'Hautpoul de Blanchefort e perverrà a ruolo di chiesa parrocchiale nel 1827. La chiesa, molto fatiscente, urgeva di un restauro. Le scarse risorse comunali e l'atteggiamento del parroco non facilitavano il compito. Saunière è un tipo piuttosto vigoroso, come testimoniano le numerose foto. Non appena insediato, lanciò dal pulpito frecciate in dissenso ai repubblicani, proprio in concomitanza con le elezioni politiche, invitando i parrocchiani a votare per la monarchia, perché a suo dire i repubblicani erano figli del demonio e nemici della chiesa.
Purtroppo per lui stravincono i repubblicani, che non dimenticano l'offesa ricevuta, e il curato, sospeso dallo stipendio della prefettura di Carcassonne, è trasferito come insegnante presso il seminario di Narbonne. Le sue esternazioni antirepubblicane non passano inosservate dai monarchici, i quali cominciano a tenerlo d'occhio. Grazie a questo episodio, la contessa di Chambord, vedova in esilio del presunto erede al trono di Francia, si mette in contatto con Saunière, che nel frattempo, grazie ai buoni amici del vescovo di Carcassonne, è reintegrato nella sua parrocchia e gli dà denaro sufficiente per la ristrutturazione della chiesa. Con il denaro della contessa di Chambord e con quelli messi di tasca sua, finalmente Saunière può iniziare i lavori alla chiesa. Qui si mischiano realtà e fantasia e non sempre è facile distinguerle. Si dice infatti, secondo la leggenda, che spostando un piccolo pilastro dell'altare, un altare visigoto che vedete qui alle mie spalle in una riproduzione sormontato dalla statua della Madonna, si dice che appunto all'interno di esso abbia trovato delle particolari pergamene, pergamene cifrate che secondo molti rappresentano l'inizio delle vicende di Béranger Saunière. Secondo quella che può essere definita come la storia non verificata del curato di Rennes, egli trovò all'interno della chiesa delle pergamene cifrate. Già qui iniziano delle palesi contraddizioni. Alcuni autori parlano del ritrovamento dei documenti all'interno di un pilastro visigoto, oggi esposto all'esterno della struttura, sotto la statua della Madonna. Ma in verità esso è di fattura carolingia. Altri invece raccontano come esse furono ritrovate all'interno di un sostegno in legno della balaustra. Le pergamene avrebbero cifrato al loro interno un messaggio che reciterebbe pressappoco così: ad Agoberto II e a Sion appartiene questo tesoro, ed egli è là morto, facendo intuire la presenza di un tesoro nascosto e di una sepoltura importante. Ma riguardo alle pergamene credo che non ci sia molto da dire, nel senso che ormai è assodato che sono dei falsi, che sono stati prodotti a partire da pergamene autentiche, con un'opera di fotomontaggio, e sono state nominate per la prima volta negli anni 50, o comunque sono state nominate per la prima volta da Pierre Plantard, quindi sono sicuramente un falso storico. Sulla questione delle pergamene nello specifico, esistono solo delle trascrizioni, esistono solo delle interpretazioni che sui loro significati e sui loro contenuti, che ad oggi lasciano più domande che risposte. Ci troviamo davanti anche alla situazione in cui lo stesso Marchese de Chevisy, coinvolto a vario titolo nella questione Rennes-le-Château dagli anni 50-60 ad oggi, se ne uscì pochi anni fa affermando di essere stato uno di coloro che avevano ideato e costruito a tavolino queste pergamene per direzionare tanto la ricerca moderna su Rennes-le-Château quanto alcuni studiosi e tutto quello che è la costruzione mitografica che si è originata dopo. Questo non vuol dire che bisogna negare certi enigmi o certi misteri che si legano a questo paese, però almeno nella mia opinione esistono più livelli, almeno due livelli, uno pubblico in cui si cercò di creare, indirizzare la ricerca moderna su questo paese verso determinati lidi, e uno forse più occulto, nascosto, per distogliere l'attenzione degli studiosi, e in cui esistono dei forti elementi di attendibilità su non tanto un segreto, ma qualche cosa di ancora non ben identificato che Béranger Saunière, che fruttò un'enorme fortuna a Béranger Saunière. Per quanto ne sappiamo, le pergamene sono solo dei falsi ben riusciti. La stessa storia più eretica, se così possiamo dire, di Rennes-le-Château è una montatura e una manipolazione mentale realizzata da personaggi di dubbia fama, di cui parleremo a breve. Ma per capire l'origine della storia più estrema di Rennes dobbiamo tornare indietro nel tempo, fino al 1953, quando all'età di 85 anni muore la fedele perpetua di Béranger Saunière, Marie Denarnau, lasciando tutto l'impero del curato dei miliardi ad un personaggio controverso, Noël Corbu. Corbu anni prima era arrivato a conoscenza di una proprietà in vendita proprio nel piccolo villaggio di Rennes-le-Château, e dopo essersi trasferito in loco fece amicizia con la gentile perpetua, che dopo poco tempo gli offrì di vivere nella sua casa. E alla morte della perpetua, che sembra iniziare la strategia economica di Corbu, che converte subito la proprietà di Saunière in albergo e ristorante.
A quel punto, forse, mosso da velate rivelazioni della Perpetua, ormai defunta, il magnate di Rennes inizia a raccontare ai suoi ospiti la storia del parroco dei miliardi, parlando per la prima volta del ritrovamento di alcune pergamene e di un fantomatico viaggio a Parigi, aggiungendo anche l'affascinante storia di un tesoro solo in parte ritrovato. Per analizzare e decifrare quelle pergamene, Béranger Saunier lascerà, secondo la leggenda, Rennes-le-Château per andare al seminario di Saint-Sulpice a Parigi e poi per recarsi al Louvre. Un viaggio che però non sembra attestato da documenti, elemento di una storia creata da un certo Pierre Plantard. Conosciamolo meglio. Pierre Plantard è, insieme a Philippe de Gérissy e a Gérard de Sède, il vero artefice del successo della mistificazione delle vicende di Saunier. Pierre Plantard era un fervente monarchico che era convinto della sua discendenza dai re merovingi e quindi del suo diritto al trono di Francia. Il metodo che egli utilizzò per legittimarsi a questo ruolo fu quello di redigere sotto il nome di Henri Lobineau una fitta genealogia che dagli antichi re merovingi avrebbe portato proprio a lui. Lui ha cercato di vendere il suo piccolo gruppo neotemplare meglio di altri, facendone risalire le origini ai merovingi e non semplicemente ai templari, perché i templari nascono nel 1100, nel XII secolo, un po' prima, insomma. I merovingi invece nel VI secolo o ancora prima, insomma, l'origine della famiglia. Per cui lui ha detto a un certo punto: il mio gruppo neotemplare è più antico degli altri perché risale a queste origini antichissime. E in un certo mondo l'antichità è moneta sonante, più il gruppo ha radici antiche più vale per affiliazione, per iniziazione, eccetera eccetera. E poi questa sua invenzione è stata presa da altri, è stata complicata, è stata approfondita dai tre inglesi, Bygant, Lee e Lincoln, che hanno costruito un romanzo, lo chiamo romanzo, insomma, quello del Santo Graal, che è stato venduto in tutto il mondo. Recentemente è passato sotto il totale silenzio dei ricercatori e degli studiosi, ma sono state fatte delle analisi di laboratorio proprio su campioni prelevati da una delle prime regine merovinge, cioè la regina Regonda. Sono stati presi dei campioni di DNA e sono stati analizzati. Quello che ne è venuto fuori è un dato estremamente interessante, cioè che nel DNA dei Merovingi, di uno dei suoi primi rappresentanti, non è possibile trovare nessun elemento che ci possa permettere di supporre un'origine semitica. E se fosse stato così, ce ne sarebbero state delle tracce per delle sequenze genetiche specifiche che avrebbero appunto ricondotto a questo luogo, cioè la Palestina. Questo cosa ci dice? Che sicuramente i Merovingi non avevano una discendenza da Cristo, sono la prima dinastia di Francia, quindi ovviamente sono stati mitizzati e su di loro è stato creato un'aura di leggenda, quasi divinizzandoli, ma per quanto riguarda l'ipotesi fino ad oggi fatta sulla discendenza di Cristo che sarebbe confluita nella dinastia merovingia, le prove scientifiche, le prove del DNA escludono totalmente questa ipotesi. La genealogia fu depositata nel 1964 presso la Biblioteca Nazionale di Parigi. Grazie all'amico Philippe de Gérissy, Plantard manipolò la storia di Saunier aggiungendovi pittorescamente le pergamene cifrate, create di sana pianta e realizzate tramite l'utilizzo di un altro elemento controverso nella storia di Rennes, la lapide della marchesa Marie de Nègre. Anche di essa non vi è alcuna prova certa, se non nei disegni di un certo Élie Tissier, archeologo della Società di Studi Archeologici dell'Aude. Di tale lapide però esistono 9 riproduzioni. De Gérissy, per la realizzazione delle pergamene, aveva bisogno di un quadrato perfetto di 128 lettere, ma la lapide della Marchesa ne aveva solo 119, e quindi dove recuperare le 9 lettere mancanti? L'impasse fu risolto da Plantard, che si servì del nome di un archeologo, per depositare presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, nel 1966, un manoscritto dove riprodusse la lapide della De Nègre con le 9 lettere aggiunte, retrodatandolo al 1284. In questo modo, dalla prima pergamena emersero 2 parole, PS, Praecum, dove PS stava per priorato di Sion, altra macchinazione di Plantard, per affermare il suo potere sul trono di Francia.
Sempre nella stessa pergamena vennero inseriti altri enigmatici riferimenti, come Poussin, le mele azzurre e il demone guardiano. Per la seconda pergamena, Plantard si limitò solo a riportare un brano del Vangelo, sollevando ogni tanto una lettera, così da creare il messaggio riguardante Dagoberto II e il fantomatico tesoro. Una volta pronte le pergamene, non restava che affidarle allo scrittore Gérard de Sède e pubblicarle. Solo nel 1971 Philippe de Chérisy confessò la grande farsa, attuata insieme a Pierre Plantard. Tutto nasce ufficialmente con alcuni libri di Gérard de Sède all'incirca verso la metà degli anni 60, libri in cui inizia a comparire, solo citandolo, un personaggio che è Pierre Plantard, un personaggio molto ambiguo che, diciamo, successivamente costituirà la matrice portante del mistero moderno sul Rennes Le Château. De Sède ovviamente lui si occupa di Rennes Le Château, si occupa del castello di Gisors, dove secondo alcune leggende sarebbe stato custodito il tesoro templare, ma costruisce il primo impianto che successivamente costituirà, diciamo, il basamento su cui si costruirà tutta l'impianto mitografico. Come dicevamo poco fa, anche la storia del viaggio a Parigi di Saunière sarebbe una palese montatura di Noël Curbut, che è stata nel tempo arricchita di particolari come la visita al seminario di Saint-Sulpice e la consulenza del ricercatore Émile Offet, che però in quel periodo, malauguratamente, si trovava in Olanda e non avrebbe potuto aiutare in alcun modo Saunière. Nemmeno conducendolo nei fantomatici circoli esoterici dove si dice abbia conosciuto la cantante lirica Emma Calvé, che tanta parte si dice abbia avuto nella vicenda. Ma anche per la Calvé non c'è alcuna prova, come ci hanno confermato anche i discendenti della cantante. Ma dunque, il collegamento fra l'abate Saunier, Emma Calvé, viaggio a Parigi, Poussin, eccetera, eccetera, è anche questo stato costruito su basi assolutamente speculative o di invenzione o addirittura di menzogna da Courbet in poi, da Courbet, Plantard e soprattutto da Bygand e Lincoln, perché non c'è alcuna prova che Saunier abbia conosciuto Macalvé, non c'è nessuna prova che Saunier sia stato a Parigi per far decifrare o addirittura decrittare le pergamene, sono tutti romanzi postumi. Per quanto riguarda invece la cantante lirica Emma Calvé, sappiamo che questa donna non fu solo nota come la Callas dell'Ottocento, era anche una grande esoterista, conobbe personaggi come Papus e Palaprat, che erano, diciamo, gli elementi di spicco dell'esoterismo francese di questo momento. Conobbe quello che fu il neonato ordine Misra in Memphis in ambito massonico, curiosamente fusione di due gruppi esoterici voluta proprio da un discendente di una delle famiglie che aveva regnato nella zona di Rennes-le-Château, ma gli indizi che la vorrebbero a Rennes-le-Château a frequentare il salotto culturale e le cene imbastite da Béranger Saunier sono a tutt'oggi delle ipotesi che non hanno trovato un riscontro diretto in documentazioni, fotografie o elementi che ne verifichino l'attendibilità. Torniamo alle vicende di Saunier. Infatti, secondo la storia, durante il suo restauro, che continuava all'interno della chiesa, spostando una pietra chiamata la Dalle des Chevaliers, la pietra dei cavalieri, troverà l'ingresso a quella che lui definisce una vera e propria tomba. Nel suo diario, Saunier annota: scoperta una tomba. Ma è possibile che Saunier abbia realmente trovato una tomba all'interno della chiesa? E di che tipo di tomba si tratta? Al di là delle varie elucubrazioni fatte nel tempo, è importante sottolineare che vi siano delle prove storiche che affermano come sotto la chiesa vi siano dei passaggi e delle stanze che forse conterrebbero le tombe dei signori di Rennes-le-Château.
Tale testimonianza sarebbe confermata dalla fascia di mattoni esterna all'abside realizzata con mattoni più chiari, che in architettura indicherebbe una sepoltura di sangue reale. Se guardiamo quindi a ciò che ci è possibile rintracciare, Saunier potrebbe aver trovato qualche tipo di tesoro legato proprio agli antichi signori di Rennes-le-Château. Ma la questione del tesoro deriva da una speculazione giornalistica e da voci di paese, perché si pensa, in base a racconti orali, che lui abbia trovato qualcosa, abbia trovato qualche moneta, abbia trovato qualche prezioso. E poi c'è la questione del collegamento con i romanzi di Maurice Leblanc, il creatore di Arsène Lupin, che parlava di tesori in un modo anche che ricorda quello che è successo all'abate Saunier. Per cui secondo me c'è un gioco, c'è una speculazione giocosa all'origine. Probabilmente si dice che ci sia un'antica tomba piuttosto antica, probabilmente risalente, si dice, ai Merovingi, non lo sappiamo assolutamente. Qualcosa di solito viene trovato nelle tombe, però insomma non è neanche un'usanza cristiana di mettere molti preziosi all'interno delle tombe, per cui forse c'è una tomba, non so se ci sia un tesoro, certamente non c'è il Graal. Ma cosa trovò Saunier? Non ci è dato saperlo, ma da questo momento in poi inizierà stranamente a disporre di denaro in gran quantità, che gli servirà per realizzare numerosi progetti che tra poco vedremo. Ma prima di analizzarli insieme cerchiamo di capire la provenienza di quel denaro. Si trattò forse di un tesoro? Per chi non ci crede, si parla di traffico di messe. Ma la ricchezza di Saunier credo che sia anche questo assodato ormai, deriva certamente da un traffico di messe che è stato in parte ricostruito, anche se non può essere ovviamente ricostruito in tutto, perché fatto con dei pagamenti in nero, anche se lui ha tenuto registrazione di qualcosa. Fondamentalmente da questo, anche perché poi Saunier non è mai diventato favolosamente ricco, è diventato un parroco con delle disponibilità economiche, ma non è diventato un magnate. In molti non credono a fantomatici tesori, ma attribuiscono l'intera ricchezza di Saunier al traffico di messe che egli avrebbe gestito insieme ad altri parroci della zona. E grazie al fondo Corbucaptier, lavoro di trascrizioni di tutte le carte, di fatture, di biglietti e quant'altro, conservato dalla fedele Marie de Nernot, da parte di due ricercatori francesi, che noi oggi sappiamo tutti i vari movimenti nelle finanze del curato del piccolo villaggio di Rennes. Era al tempo un fatto abbastanza consolidato quello di celebrare messe per i defunti sotto compenso. Era la curia vescovile che provvedeva a smistare le messe ai vari preti del circondario, ma Saunier era convinto che la curia non era all'altezza di quel compito e pensò di mettersi in proprio. A questo punto il parroco inizia a scrivere lettere ad asili, ospedali, congregazioni e monasteri per sollecitare la richiesta di messe su compenso, e come consuetudine egli annota tutto sui suoi registri. Da quanto ci risulta, una messa andava da 1,50 franchi a 5 franchi e un prete al tempo poteva celebrare un massimo di 3 messe al giorno. Ma quante ne celebrò realmente Saunier? Considerando che il totale degli introiti delle messe, facendo una stima globale dal 1892 al 1915, fu di circa 146.513 franchi, ci viene da pensare che Saunier avesse messo in piedi una vera e propria azienda che si ramificava per tutta la Francia e non solo. È indubbio che Béranger Saunier, insieme ad alcuni preti di parrocchie vicino a lui, iniziò un proficuo traffico di messe che sicuramente gli fruttò un certo quantitativo di entrate e che probabilmente utilizzò anche per la stessa ricostruzione della chiesa, ma questo traffico di messe non può spiegare nella totalità tutte quelle che furono le costruzioni e anche le ricchezze che Béranger Saunier accumulò nel tempo. Sappiamo per esempio di donazioni anche molto ingenti che vari nobili della zona elargirono a Saunier, ma anche queste non sono in grado di spiegare nella totalità tutta la sua ricchezza.
anche se avesse venduto delle messe, avesse fatto questo giro, non stride un po' con le sue frequentazioni, con quello che lui fa, con la sua corrispondenza, ad esempio con una donna, una nobildonna che vive in un paese del Piemonte, che viveva appunto in un paese del Piemonte, una di Robilant, a Robella d'Asti. Ebbene, Béranger Saunière tiene queste strane corrispondenze con l'Italia, con la Francia, fa viaggi, quindi secondo me è una ricchezza sì materiale, ma a mio avviso vi è una ricchezza spirituale, alchemica. Perché dico questo? Perché ho creato una anni fa una biografia di Fulcanelli, e Fulcanelli tutti gli anni, lui laico per eccellenza, compiva un pellegrinaggio a Notre Dame de Marseille, dove vi era una Madonna Nera, era perché è stata distrutta alcuni anni fa. Ebbene, è proprio un tipico percorso, il negrum e l'albedo, il bianco e il nero, la via umida, la via secca. Tutto fa pensare che Béranger Saunière ha scoperto qualcosa di alchemico, perché Marie Denardot, e questo è provato dagli eredi appunto di Corbu, no? Che scrivono appunto, compilano una serie di libri, dice: con quello che ha lasciato il parco si potrebbe vivere centinaia di anni, ma io non lo posso toccare. Io non lo posso toccare è una frase tipicamente alchemica, non ha la conoscenza superiore per arrivare alla ricchezza materiale. Ma come dicevamo poco fa, quante messe celebrò realmente Saunière? Un incasso del genere implicava la celebrazione di circa 200 messe al giorno, numero che il parroco non poteva di certo coprire. È a questo punto che inizia la vera illegalità del lavoro di Saunière, che a partire dal 9 gennaio del 1894 nel suo diario annota «Arrêté là», omettendo dalla quinta colonna del suo registro il numero delle messe celebrate ogni giorno. Ma quindi è tutto qui? I ricercatori non concordano in merito, e in molti credono ad un traffico di messe più ampio, che coinvolgeva non solo Saunière, ma anche suo fratello Alfred e un ampio numero di parroci della zona. Un altro fatto che farebbe pensare che qui nei dintorni ci sia qualcosa di grosso è un evento accaduto qui nel piccolo paesino di Custossat, a pochi chilometri da Rennes-le-Château. È la notte tra il 31 ottobre e il 1 di novembre del 1897. Antoine Gély, amico parroco di Béranger Saunière, esce dalla chiesa alle mie spalle per recarsi nella sua abitazione. Non si sa esattamente cosa accade, fatto sta che il giorno dopo Antoine Gély sarà ritrovato in una pozza di sangue. La notte tra il 31 ottobre 1897 e il 1 novembre 1897 accade che a casa di Antoine Gély, parroco di Custossat, avviene un crimine tremendo, un omicidio. E avviene nel cuore della notte, un crimine compiuto con estrema efferatezza che farà ritrovare la mattina dopo il parroco morto in un mare di sangue, dando l'idea iniziale di un omicidio a scopo di rapina, a scopo di furto, che in realtà verrà poi modificato nel corso dell'indagine da parte degli istruttori come un omicidio scaturito all'interno della famiglia. Il fatto che in piena notte abbia aperto la porta a qualcuno ha lasciato subito immaginare gli inquirenti che si trattasse comunque di una persona conosciuta. Di una persona conosciuta che nel corso di una violenta lite si lascia prendere da questo impulso e con la prima arma che trova a portata di mano compie questo omicidio con una violenza impressionante che viene poi diventa evidente dalla descrizione che ne fanno gli inquirenti, con le macchie di sangue, le chiazze che vengono ritrovate all'interno della cucina. Ma chi potrebbe essere l'assassino? Al tempo il principale sospettato fu il nipote di Gély, ma molti indizi portano lontano da Custossat. Uno tra i tanti, il piccolo pacchetto di cartine ritrovato vicino al cadavere con su scritto «Viva Angelina». Ed è singolare questo ritrovamento, assieme a un mozzicone di sigarette, considerato che era risaputo l'odio che l'abate Gély aveva per il tabacco, e per i fumatori. Non permetteva a nessuno di fumare in sua presenza.
neanche all'aperto, meno che meno l'avrebbe permesso in casa sua. E quindi quel mozzicone di sigaretta è un mozzicone che viene sicuramente fumato dall'assassino dopo aver compiuto il crimine, e questo pacchetto di cartine cade dalle tasche del colpevole senza che lui se ne renda conto. Si cerca di capire da dove arrivino queste cartine di marca Lezzar. Viene fatta un'indagine praticamente nei primissimi giorni dopo la scoperta del crimine, in tutte le rivendite di tabacco della zona, ma anche di Carcassonne, delle città più grandi vicine. Nessuno vende questo tipo di cartine, nessuno conosce questa marca. Si riuscirà a scoprire solamente a metà degli anni 90, grazie a tre scrittori che hanno pubblicato l'unico libro, tra l'altro in lingua francese, che parla del caso dell'abate Gélis. Si deve a loro il fatto di aver scoperto da dove provenissero queste cartine, che ormai erano fuori produzione, erano già nel 90, tutt'oggi sono fuori produzione. Venivano prodotte da un'azienda di Parigi, le quali le commercializzava a Parigi, ma soprattutto venivano esportate verso la Romania, verso i paesi dell'est, l'Austria, l'impero austro-ungarico, e a quanto se ne è saputo non venivano vendute al di là di Parigi, sicuramente non al sud della Francia. Se tutto fosse casuale, come mai sopra la tomba di Antoine Gélis troneggia il simbolo dei Rosa Croce? E come mai, a differenza di tutte le altre, questa tomba punta proprio verso Rennes-le-Château? Il tutto entra in un determinato contesto. La particolarità, se vogliamo vedere, di questo crimine è che il tutto viene a 8 km da un paese ormai famoso in tutto il mondo, Rennes-le-Château. Beh, è pensabile ritenere che Saunière si sia avvalso anche dell'aiuto di alcuni confratelli per custodire parte di quello che aveva ritrovato, e tra questi confratelli poteva benissimo esserci anche Gélis. E probabilmente può essere questa la motivazione della morte del curato di Custossa. A un certo punto gli è stato richiesto di restituire quello che conservava per conto di qualcun altro. È abbastanza inevitabile pensare che non ci sia un movente diverso nell'omicidio di Gélis, visto che il furto non è stato sicuramente motivo di un crimine di questa natura, e considerato che comunque l'assassino ha saputo muoversi all'interno della casa e comunque si è recato al piano di sopra per cercare qualcosa, ha preso le chiavi dalle tasche del cadavere, si è recato al piano di sopra e ha cercato in tutti i mobili e ha aperto tutti i mobili fino al momento in cui ha trovato quello che cercava. Non sappiamo cosa fosse, però sicuramente qualcosa cercava e qualcosa è stato trovato. Non tutti i mobili sono aperti, quelli che contengono le chiavi hanno le antenne aperte o semiaperte e gli altri sono ancora chiusi, non aperti. Ed è evidente che chi ha frugato tra le cose di Gélis cercava qualcosa di preciso, e quel qualcosa ha sicuramente trovato. Il rapporto con Gélis e Saunière, secondo alcuni addirittura si parla che sia stato Saunière a uccidere Gélis, perché la nipote lo vede in compagnia di un amico. Chi è l'amico di un parroco? In genere un altro parroco.
Sonnier era alto 1,90 m, lo so dal sindaco precedente che mi ha detto che quando hanno aperto la bara di Sonnier per traslare la salma è stato misurato lo scheletro, era esattamente 1,90 m. 1,90 m oggi è già alto, ma nel 1800 era altissimo, è come dire più di 2 metri oggi. Ebbene, questo uomo corpulento che la nipote vede di spalle poteva essere Sonnier, e al mattino lo zio è trovato assassinato. Ma torniamo al denaro di Sonnier. Con quel denaro Sonnier inizierà una serie di lavori incredibili. Realizzerà la Tour Magdalà, la Torre Biblioteca, Villa Betania, quella che vedete qui alle mie spalle, una villa per gli ospiti, e una serie di altri e particolarissimi lavori. Statue e vetrate che hanno destato l'attenzione di molti ricercatori, ad iniziare dalla frase sibillina scritta sopra l'ingresso: Terribilis locus iste, questo è un luogo terribile. Nell'analisi dei simboli di questa piccola chiesa occorre fare alcune distinzioni tra quelli che sono veri e propri simboli esoterici e altri che sono invece simboli convenzionali, seppur esteticamente curiosi. Iniziamo proprio dalla frase riportata sopra il portale, Terribilis est locus iste, tradotto convenzionalmente come questo è un luogo terribile, anche se in realtà la traduzione corretta sarebbe questo luogo incute rispetto. Ebbene, questa scritta non ha nulla di particolare, in quanto viene dai testi sacri, per la precisione dall'Antico Testamento. Inoltre questa scritta è rintracciabile in molti altri luoghi in Europa, compresa l'Italia, dove addirittura è presente all'interno del santuario di Loreto, scritta che abbiamo visto e fotografato personalmente. All'interno della chiesa vi sono molti altri simboli piuttosto equivocabili che nel tempo hanno suscitato più di un dubbio. Secondo molti, infatti, le statue poste in chiesa, unite idealmente dalla lettera M di Maria Maddalena, che ricordiamo essere la santa a cui è dedicata la struttura ecclesiastica, formerebbero la parola Graal: Santa Germana, San Rocco, Sant'Antonio Eremita, Sant'Antonio da Padova e San Luca. Un sopralluogo della chiesa, però, è in grado di smontare gran parte della storia, rendendo molto meno chiara questa coincidenza. È infatti possibile vedere come quello che viene fuori unendo le lettere delle statue sia la parola Gra, mancante dell'ultima lettera, in quanto in chiesa non è presente la statua vera e propria di San Luca, ma una sua miniatura inserita nel pulpito insieme a quelle degli altri evangelisti. È evidente come chi ha notato questa coincidenza abbia voluto prendere la statua che più faceva comodo per ottenere la parola magica che oggi come non mai attira i curiosi. Ma unendo appunto questi santi con una matita su una pianta si forma la lettera M. Dante Alighieri nel Paradiso ci dice che gli angeli si creano le lettere dell'alfabeto, no? Ebbene, la lettera più luminosa è la M, e nel centro di questa M vi è questa luminosità immensa. Ebbene, proprio al centro di questa M, ogni anno il 17 gennaio, il sole, illuminando la vetrata, crea una figura di luce che rassomiglia ad un albero di mele blu. E questa vetrata è stata fatta costruire da Sonnier, pagata profumatamente, proprio perché avvenisse tutto ciò. C'è anche da dire come non siano solo queste le statue all'interno della chiesa. Sono infatti presenti la statua di Santa Maria Maddalena, di Gesù che viene battezzato da Giovanni, e quelle di San Giuseppe e di Maria, posizionate di fianco all'altare. Dentro questa chiesa è come un tempio massonico, le mattonelle bianche e nere, 64, la volta azzurra con delle stelle. Senza soffermarsi nel grande rilievo che sovrasta la parete opposta all'abside, raffigurante il Cristo orante, a nostro avviso poco importante al fine del racconto, e il bassorilievo dell'altare, raffigurante Maria Maddalena in preghiera, vorremmo soffermarci in quelle che a nostro avviso sembrano essere simbologie più particolari e che farebbero pensare ad una simbologia a livello di setta e che si celerebbero dietro ad un ribaltamento. All'interno della chiesa della Maddalena è infatti presente una via crucis ribaltata, e cioè al contrario, cosa non consueta nell'edificazione delle chiese, anche se rintracciabile in altri luoghi, forse legati proprio a Rennes-le-Château. Un altro simbolo particolare e ribaltato è offerto dalla ferita sulla gamba di San Rocco, infatti essa è iconograficamente ribaltata rispetto al consueto, si trova cioè sulla gamba destra del santo, quando invece dovrebbe essere sulla sinistra. Altro simbolo inverso, e forse il più importante, è rappresentato da una lettera, la M. Nella zona di Rennes-le-Château non è inconsueto rintracciare croci o dipinti con riportata la scritta INRI, dove la N è al contrario.
Sulla tomba, la tomba autentica di Béranger Saunière nel cimitero dove lui voleva essere sepolto, vi era la sua croce in pietra che si può ancora vedere oggi, anche se il cimitero non ci si può entrare, ma comunque è appoggiata al muro, dove vi è la INRI, la N è girata al contrario. Un'immagine speculare che secondo René Guénon appunto è il contrario, ma il contrario della verità o il contrario della falsità, quindi la pura verità in questa immagine? Queste appena enunciate, secondo noi, rappresenterebbero dei codici da interpretare per arrivare a capire qualcosa di curioso e nascosto, ma molto più terreno di quanto si creda. Ma arriviamo ad esaminare l'ultimo simbolo della Chiesa, che da sempre ha attirato folle di curiosi, la statua di Asmodeo. La statua che vediamo oggi è solo una copia dell'originale e rappresenta il demone Asmodeo, ripreso da un libro di Saunière. Nonostante il grande stupore che suscita anche la figura di un diavolo sotto l'acquasantiera, non è una novità. È infatti comune in alcuni luoghi porre la statua di un essere maligno sotto la vasca dell'acquasanta, come segno di sottomissione del male alle forze del bene. È infatti inconfutabile a Rennes la presenza di quattro angeli al di sopra dell'acquasantiera che si fanno il nome del padre e coadiuvate dalla scritta «Con questo segno lo vincerai», ovviamente frase riferita al demone Asmodeo. E questo è Asmodeo, il demone che nella tradizione biblica sarebbe custode di antichi tesori, il custode del tesoro di Salomone, un personaggio sul quale torneremo tra poco. In realtà non ci sono dei simboli strani all'interno della chiesa di René-Château, perché il diavolo, che sia Asmodeo o non sia Asmodeo, al di sotto dell'acquasantiera si ritrova in tantissime chiese in quel periodo ed è un chiaro simbolo della forza del battesimo che scaccia il diavolo. La disposizione delle statue che formerebbe a seconda la parola Graal, la parola Maddalena o altre parole ancora è costruita a piacimento dell'ermeneuta, di chi si mette a speculare su questo fatto, nel senso che lette in una direzione o in un'altra, o messe in un ordine o in un altro, queste numerose statue possono creare parole diverse. Tutto l'apparato di statue e di ornamenti sacri della chiesa di René-Château è piuttosto triviale come gusto, non è una bella chiesa, per cui sono spesso statue fatte in serie, non ci sono delle particolarità uniche. Il mistero di René-Château e le sue particolari simbologie non finiscono soltanto con la piccola chiesetta di Santa Maria Maddalena proprio a René-Château. Ci troviamo infatti a pochi chilometri da René-Château, dal paesino di Béranger-Saunière, qui a Brenac, nel Aud francese. Alle mie spalle una delle chiese della città che si dice nasconda altre particolari simbologie esoteriche. Vediamole insieme. La piccola chiesa di Brenac è molto antica ed è intitolata ai santi Julien et Basilis e fu restaurata nel 1837. Fu però tra il 1848 e il 1887 che il curato Jean-Antoine Courtade realizzò gli affreschi e le decorazioni del piccolo edificio ecclesiastico, che risulta ricchissimo. Anche qui troviamo delle particolari e caratteristiche anomalie, ad esempio la statua di San Rocco, come quella di Rennes, ha la ferita sulla gamba destra e la Via Crucis è in senso antiorario. Nel coro della piccola chiesa sono inoltre stati raffigurati quattro evangelisti, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, l'ultimo dei quali, in pieno clima alla Dan Brown, è stato visto con sembianze eccessivamente femminili. Una cosa che invece fa pensare sono alcuni affreschi ai lati del coro, dove sono rappresentate le tavole della legge. Ma i comandamenti non sono 10, ne mancano alcuni, ad esempio il decimo comandamento sono 2 volte il 5, ma lui non era ignorante, avrebbe saputo mettere la X come 10, no, mette V e V, 2 volte il 5 per dire il 10, poi ne mancano alcune, se sono vado errato a braccio, manca il quarto comandamento, ma c'è il sedicesimo.
come abbiamo visto, le simbologie che portano a Rennes le Château sono veramente tantissime, sparse in tutto il territorio dell'Aude francese, come in una sorta di grande caccia al tesoro che stiamo percorrendo anche noi adesso. Infatti ci troviamo a Rennes-les-Bains, a pochi passi appunto da Rennes-les-Châteaux, e qui troviamo questa controversa pietra che viene chiamata la poltrona del diavolo. Perché? Perché si dice che infatti all'interno di questo vano all'interno di questa roccia, contenga con precisione assoluta la statua di Asmodeo che si trova proprio all'interno della chiesa di Rennes-les-Châteaux. E un altro indizio arriverebbe sempre dalle mani, in questo caso di Asmodeo, la cui posizione delle dita indicherebbe un luogo qui a pochi passi, si tratta di Le Cercle. Asmodeo che è messo in una posa particolare, tra l'altro io ho visto l'Asmodeo originale, nel 96 è stato decapitato, gli è stato amputato il braccio destro, ha una postura particolare, come se le avessero tolto la sedia di sotto. Questa sedia l'abbiamo nei boschi tra Rennes-les-Châteaux e Rennes-les-Bains, sopra Rennes-les-Bains, la poltrona del diavolo. Vicino alla poltrona del diavolo c'è la sorgente del cerchio che tanto menzionava Antoine Bigou, un parroco amico di Saunière. E caso strano, Asmodeo compie questo gesto, come se, secondo alcuni, potrebbe reggere un bastone, ma potrebbe anche indicare il cerchio, la sorgente del cerchio è sotto, vicino alla sua poltrona. La sorgente del cerchio e la poltrona del diavolo sono altre due infiocchettature fatte al mistero di Rennes-les-Châteaux e che effettivamente hanno ben poco di provato. Numerose sono le vicende tirate in campo nel pentolone di questo piccolo paesino. Una serie di vicende più da romanzo che da realtà. Altri riferimenti si trovano nella toponomastica della zona. Troviamo, per esempio, nelle adiacenze di Rennes-les-Châteaux una zona che si chiama la Val Dieu, la Valle di Dio, che secondo alcuni autori potrebbe avere un richiamo con i misteri che si legano a Rennes, come anche il Cardot, da alcuni identificato come una contrizione della parola corpo de Dieu, quindi corpo di Dio, per cui ha possibile testimonianza, secondo questi autori, dell'inumazione del corpo di Cristo all'interno di questa montagna. C'è da dire che esistono anche degli altri elementi, come la tomba che Poussin avrebbe, simile a quella che Poussin avrebbe dipinto nei pressi di Arc, nelle vicinanze. La cosa che personalmente mi ha interessato di più del cosiddetto mistero di Rennes-les-Châteaux è trovare collegamenti con l'opera letteraria di Maurice Leblanc, col creatore di Arsène Lupin, perché se uno va a leggere alcuni romanzi di Leblanc, come La guglia cava, trova dei riscontri abbastanza impressionanti con la storia di Saunière. Quindi questo significa che qualcuno a un certo punto, negli anni 40, negli anni 50, forse negli anni 30, forse lo stesso Plantard, ha fatto dei collegamenti fra Saunière e questi misteri, pergamene, tesori, eccetera, attingendo all'opera di un narratore popolare francese. Se le simbologie ci inducono a pensare ad un tesoro della cristianità in zona, forse il Santo Graal, le prove effettive poi sono veramente poche. Infatti quello che sappiamo ci porta a capire che Saunière spese in poco tempo circa 15 milioni di euro attuali, quindi una cifra spropositata per costruire la serra, la torre che vedete alle mie spalle, i giardini, il calvario, il grottino di Lourdes e molto altro ancora. Possibile si trattasse soltanto di traffico di messe? Difficile spendere così tanto denaro e poi passare inosservati. E infatti il 3 dicembre del 1901, quando muore Monsignor Billard, il vescovo amico e protettore di Béranger Saunière, arriva il nuovo vescovo che si attiva subito per scoprire cosa sta succedendo a Rennes-les-Châteaux. Dopo la morte del vescovo Félix Arsène Billard, il 9 giugno del 1902 Monsignor Paul-Philippe Bourin de Beausejour fu proclamato vescovo di Carcassonne. Al contrario del suo predecessore, il nuovo vescovo segue una linea completamente diversa nei confronti di Saunière. Non è più possibile per la Chiesa chiudere gli occhi sul parroco di Rennes-les-Châteaux. Monsignor de Beausejour era interessato soprattutto al denaro di Saunière e alla sua provenienza. Alla specifica richiesta del vescovo, il parroco si rifiuta di rispondere, così Beausejour decide l'immediato trasferimento di Saunière.
Sognier ovviamente si rifiuta di lasciare il paese, i suoi concittadini lo sostengono e difendono a spada tratta, anche con l'arrivo del nuovo prete Marty, che si ritroverà a celebrare messa da solo in chiesa, mentre tutti i fedeli saranno con Sognier all'interno di Villa Betania per ascoltare dal loro parroco la cerimonia. Nonostante un primo tentativo di Bossuet di scendere a compromessi imponendo al prete di non accettare più soldi per le messe, Sognier continuerà imperterrito il suo traffico finché non sarà colto sul fatto e coinvolto in un vero e proprio processo che lo porterà ad una inesorabile discesa e a spendere cifre non indifferenti per sostenere la sua difesa. Alla fine Sognier sarà sospeso ad divinis fino alla completa restituzione dei beni da lui sottratti. Questa sentenza è evidentemente un abuso di potere da parte della Chiesa, perché Sognier non avrebbe mai potuto restituire i beni che legalmente erano di proprietà della governante e inoltre era alquanto improbabile restituire i fondi perché arrivavano da fonti anonime e quindi non rintracciabili. Inizia così la caduta inesorabile di Sognier, sempre più stanco e sempre più povero. È il 17 gennaio quando Béranger Sognier viene colto da ictus cerebrale, cosa che lo porterà alla morte il 22 dello stesso mese. Da quel momento tutti i suoi averi andranno alla sua perpetua, Marie de Narnaud, per un ammontare di circa 100.000 franchi oro. La sua perpetua continuerà a vivere comunque nella povertà, ma una sua frase risulterà sempre sibillina: la gente di Rennes cammina sull'oro e non lo sa. Marie de Narnaud si ritrova unica erede delle costruzioni e del mistero. Ha appena 49 anni, ma è come se ne avesse 100, è sola, senza particolari frequentazioni, oltre alla gente del villaggio, e vive ogni momento della giornata nel ricordo dei bei tempi andati. La solitudine di Marie dura fino al 1945, quando bussa alla sua porta un certo Noël Corbeau, che è giunto in paese per una gita domenicale. Nasce una rapidissima amicizia tra l'anziana signorina e questa giovane famiglia alla quale si affeziona subito. Il 22 luglio dell'anno seguente Marie de Narnaud fa un testamento olografo, nominando Noelle e la moglie Henriette suoi eredi universali. Da questo momento saranno una sola famiglia e quindi l'anziana donna ha tutto il tempo per mostrare ai nuovi parenti i suoi possedimenti e nelle lunghe sere invernali raccontare loro la fantastica avventura vissuta accanto al suo prete. Non si preoccupi Noelle, un giorno le rivelerò un segreto che la renderà ricco, immensamente ricco. La gente di qui cammina sull'oro e non lo sa. Con quello che ha lasciato il parroco si potrebbe mantenere l'intero paese per centinaia di anni e ne resterebbe ancora, ma io non lo posso toccare. Sono alcune delle frasi che Maria era solita ripetere all'attonita famiglia, davanti al focolare o a un piatto di minestra durante le loro magre cene. Il 29 gennaio 1953 l'ex perpetua raggiunge Béranger Sognier al cimitero e, come si è ad usi scrivere, si porta nella tomba il segreto. Come da tradizione cristiana è sepolta alla sua destra, perché lei è stata veramente una figlia, fedele di cotanto padre. Come lapide avrà un piccolo cuore di metallo smaltato, con i dati di nascita e di morte, che purtroppo è sparito qualche anno fa, ma questo è ormai il triste rituale messo in atto dai feticisti del mistero. Due anni dopo, Noël Corbeau, stanco di scavare per trovare tesori invisibili, decide che, in un modo o nell'altro, l'eredità del parroco deve dare i suoi frutti e apre un ristorante. Si chiamerà La Tour e avrà sede a Villa Betania. Per intrattenere i clienti e non doversi sgolare, incide su un nastro la vicenda del curato miliardario e la fa ascoltare ai clienti tra una pietanza e l'altra. Ricco non diventerà, però in una fredda giornata invernale tra i tavoli si trova un giornalista del periodico più diffuso della regione, Le Dépêche du Midi. Questa ascolta la cassetta, si interessa della vicenda e ne dà ampio risalto sul suo giornale con un primo articolo che esce il 12 gennaio 1956 dal titolo altisonante La fameuse découverte du curé au milieu de Rennes-le-Château. È finita la storia, inizia la leggenda.
Il mistero di Rennes Le Château è un mistero ancora oggi molto fumoso, molto ambiguo. Penso che bisognerebbe far convergere molto di più le ricerche su quelle che sono, per esempio, la cripta sotterranea alla chiesa e determinati documenti che furono nascosti al suo interno. Di controparte anche studiare in maniera più rigorosa e seria quelle che furono le confluenze di certe correnti esoteriche che sia con Saunier e nel tempo di Saunier affluirono a Rennes Le Château, ma che già prima di lui erano presenti in questa zona. Quello che vi abbiamo raccontato in questo viaggio è soltanto una minima parte di quello che dobbiamo ancora raccontare e vedere qui a Rennes Le Château e dintorni. Una sorta di grande puzzle che unisce tanti pezzi differenti, alcuni ancora nemmeno trovati. Una vicenda che ci porta addirittura in Liguria, ma questa è un'altra storia. La storia che vi abbiamo raccontato è stata ripulita dei fatti leggendari che col tempo hanno seppellito gli eventi originali. Al di là di tesori templari e rivelazioni fatali per la Chiesa Cattolica Romana, abbiamo tentato di ridare al quadro i suoi colori originali, di raccontare una storia senza interpretazioni, di restituire a questi luoghi ciò che il mito ha sottratto. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata. Della popolazione che occupò... No, scusa. Rifacciamola di seguito.